Con questo video tutorial proviamo a gestire delle immagini nella nostra sidebar destra per ottenere un link diretto a una data risorsa web oppure un link a una sezione interna. Nel primo caso noi ci riferiamo a questi link tipo link al MUR, che punta direttamente al sito del MUR o l'ufficio scolastico piuttosto che a porte aperte sul web. Poi vedremo dei link invece posizionati internamente a una sezione, vedete, no? Questo è un giornalino, scusate qua, link utili studenti, punta studenti.it, che è un sito che appare nella lista soltanto della pagina studenti, così come i precedenti apparivano soltanto nella home page. Poi ci sono invece dei link che puntano a delle risorse interne, partendo da immagini, trasparenze, valutazioni di merito e decertificazione, che invece sono presenti in tutte le pagine. Vediamo un po' come fare. Andiamo sul sito di prova, eccolo, e il plugin che ci consente di avere questi link soltanto in alcune pagine si chiama Widget Logic, che è un plugin molto utile che ci consente di avere delle aree personalizzate in alcune pagine e non in altre. In questo caso io l'ho già scaricato e lo troviamo nei nostri link dei plugin installati. Vedetelo qua. Per poterlo installare è necessario andare in plugin aggiungi nuovo e scrivere qua widget logic, cerca plugin, ecco che qua appare, vedete qui appare come già installato. Ce n'è un altro suo fratello che si chiama widget logic visual, che è molto simile al precedente, però abbiamo provato entrambi e siamo tornati un po' al precedente, che richiede un minimo, proprio un minimo di codice, ma tutto sommato è più veloce da utilizzare. Bene, adesso torniamo al nostro obiettivo, che è quello di gestire dei link. Per prima cosa, se noi, tornando al nostro sito modello, intendiamo far partire i link da un'immagine, dobbiamo avere l'immagine a disposizione. Immaginiamo che vogliamo utilizzare questi banner MUR ufficio scolastico porte aperte sul web. Tasto destro del mouse, salva immagine con nome, vedete, l'abbiamo già salvato nella nostra raccolta immagini. Benissimo, adesso si tratta di creare il link. Torniamo nel nostro sito che stiamo costruendo passo a passo e la prima cosa da fare è, nella gestione dei link, andare col mouse in corrispondenza della voce link, categorie dei link. Questo ci consente di differenziare i link per sezione. Metteremo una prima categoria chiamata link utili, che sarà quella che utilizzeremo in home page, e mettiamo una seconda categoria, ad esempio link utili studenti, così come creeremo domani anche link utili docenti, link utili genitori e via discorrendo, che andremo poi a collocare all'interno della pagina degli studenti. Creata la categoria, si tratta di aggiungere dei link, quindi da link aggiungi nuovo. Nome del link, ad esempio MUR, indirizzo web, http://www.istruzione.it, descrizione, potremmo scrivere link al sito esterno del Ministero dell'Istruzione. In realtà andiamo proprio a questo perché il link ci porta solo alla sezione, alla parte istruzione del MUR. E a quale categoria lo associamo? Lo associamo alla categoria link utili. Poi avremo anche la possibilità di mettergli l'immagine di partenza. Aspettiamo perché mi sono dimenticato di caricarle, quindi per il momento aggiungi link. Visto che ho parlato di una dimenticanza, vado subito a risolverla andando a caricare le tre immagini. Ecco,
Dove le carico le tre immagini, visto che non sto facendo un articolo? Li carico su Media. Media, aggiungi nuovo. Selezioniamo File e ci andiamo a selezionare le immagini che preleviamo da PASO 2013. In particolare Muir Logo. Eccolo qua. Mettiamo un titolo che potrebbe essere Muir Logo tra parentesi e lo stesso il testo alternativo. Benissimo. E qua vedete che abbiamo qua anche l'indirizzo dell'immagine. Doppio clic o triplo, adesso vediamo un po' come riusciamo a prendere tutto, CTRL C, salva tutte le modifiche. Andiamo adesso nel nostro link, avevamo tutti i link, Muir, modifica, e ecco che andiamo ad aggiungere quella posizione in pratica dell'oggetto scaricato che va direttamente dalla cartella Upload in indirizzo immagine, CTRL V, e a questo punto risalviamo. Ecco, l'operazione che noi abbiamo fatto adesso per il sito del Muir dovremmo farla poi su tutti gli altri, ma vediamo adesso come inserire questo e poi un domani che abbiamo messo anche gli altri link con le altre immagini nella nostra home page. Per fare questo andiamo in aspetto widget e diciamo che nella barra laterale 2 occorre mettere dei link. Li aggiungiamo, in questo caso stiamo usando la modalità accessibile, in quale categoria? Nella categoria link utili. Ordinato si può scegliere il tipo di ordinamento, si può dare anche un punteggio del link in modo da poterli ordinare secondo la nostra scelta, per il momento non la mettiamo. Mostra immagine link, mostra nome, mettiamo anche mostra descrizione, vediamo che cosa capita. Widget logic, questo è importante. Dobbiamo dire che questa immagine, questo link non compaia dappertutto. Se noi qua gli facciamo un ok, compare in tutte le nostre pagine. No. Come facciamo a dire che deve comparire soltanto in un page? Una cosa simile, è una cosa semplice. Scriviamo is underscore home, parentesi aperte, parentesi chiuse, doppio pipe che sta per or, is underscore front underscore page, parentesi aperta, parentesi chiusa. Ogni qualvolta noi desideriamo che un contenuto appaia soltanto nella barra di destra dell'home page, scriveremo questo. Dicevamo barra di destra, ovviamente vale per qualsiasi barra. Scegliamo barra laterale 2 con una posizione numerico che dice che sta più in basso. Salva il widget. Vediamo se funziona. Se funziona, che cosa ci aspettiamo? Che in home page da una certa posizione appaia un'addizione link utili, che sarà poi un titolo di livello 2, sotto l'immagine del Muir, del bannerino del Muir, e linkando dovremo andare sul sito istruzione. Vediamo se è vero, visualizza sito, eccolo che compare qua. Lì vedete c'è qualcosa in più, queste qua adesso le togliamo, forse ci basta avere soltanto il link, vediamo che funzioni. Ecco, funzionato, ci siamo resi conto che avevamo due indicazioni aggiuntive che non ci interessavano, beh allora andiamo a sistemarle. Andiamo qua su link e andiamo a deselezionare nome link e descrizione link. Salvo widget. Prossimo lo faremo in modalità di trascinamento, giusto per vedere i due modi. Andiamo a vedere adesso il nostro sito, vedete c'è soltanto l'immagine col nostro link. Dovessimo poi aggiungerne un altro, provate perché, vedete che si posiziona sotto, no? In realtà questo è un elenco puntato che attraverso il foglio di stile non viene mostrato con nessun tipo di puntino o altro. Se andiamo in un'altra pagina vedete che non lo troviamo. Ah no, c'è. Allora ho sbagliato qualcosa, non ha preso il widget logic. Andiamo di nuovo la nostra barra laterale e vedrete che qua non compare. Riscriviamolo. Is home
pipe is front underscore page. Capita a volte questo, lo risalviamo, poi magari lo chiudiamo, lo riapriamo. C'è, meno male, forse non l'avevo salvato al momento giusto. Visualizza sito, qui c'è nome, andiamo in docenti e non c'è più, studenti non c'è, perfetto. Adesso mettiamo un link per gli studenti, immaginiamo che puntiamo al sito studenti.it e questa volta lo facciamo senza immagine. Dovremmo aver capito ormai come ci dobbiamo comportare, abbiamo necessità di avere la categoria del link e ce l'abbiamo, e abbiamo la possibilità, diciamo, necessità di aggiungere il nuovo link. Il nome lo chiamiamo pure studenti.it, indirizzo web http. Due punti slash www.studenti.it, link esterno al sito studenti.it. Poi uno può anche ovviamente aggiungere, no, appunti, risorse per gli studenti, quello che uno vuole. Scriviamo però esterno in modo corretto e dove lo andiamo a mettere? In corrispondenza della categoria link utili studenti, cioè noi stiamo differenziando i vari link secondo una loro caratteristica comune. Qu tutte quelle riferite agli studenti andranno a finire lì. Benissimo, detto questo, non mettiamo l'immagine, abbiamo detto aggiungi link, ma non compare ancora. Affinché compaia nella sezione studenti, dobbiamo andare ad operare sul widget. In barra laterale 2 aggiungiamo un altro link, eccolo qua, non tutti i link, ma link utili studenti, mettiamo soltanto il nome, l'immagine non c'è, widget logic, ecco, in questo caso c'è da fare una precisazione. La pagina, come va scritto il link a una pagina? Si scrive is underscore page. Pagine. Poi tra le parentesi tonde racchiuse da apice singolo si deve mettere il nome della pagina, così come appare, poi vi dico in che posto. Studenti. Si chiude l'apice, si chiude la parentesi e si dà un bel salva. Chiudiamo, per correttezza ricontrolliamo che si sia stato preso widget logic, perfetto. Andiamo a vedere con visualizza sito. Qua non compare, in studenti, eccolo qua, link utili studenti, compare solo il testo perché non abbiamo utilizzato un'immagine a supporto. Se andiamo in genitori non dovremmo trovarlo, vedete che non c'è. Bene, adesso vediamo invece come inserire altri due elementi. Anzi, mi correggo un po', a costo di rendere meno bello questo video tutorial. Dedicheremo un video tutorial apposito per la gestione di queste due pagine importanti con le loro sottopagine, che sono la decertificazione e la parte sulla trasparenza, valutazione e merito.